Carissime socie e carissimi soci, nell'impossibilità di scambiarci di persona gli auguri di Pasqua, il Consiglio Direttivo ed io abbiamo pensato di raccogliere in un video i nostri pensieri. In questa situazione particolare affidiamo quindi alla tecnologia il compito di farvi sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto. Non avrei mai immaginato di dover affrontare una situazione tanto particolare sia da un punto di vista personale che da presidente. I limiti imposti per il contenimento di questa epidemia hanno modificato il nostro modo di operare. Abbiamo quindi realizzato la prima conviviale online ed è stata un successo di partecipazione che ci ha dato la possibilità di rivederci dopo un mese e mezzo di stop. Molti soci si sono complimentati per questa iniziativa e hanno espresso il desiderio che questo tipo di incontri possa proseguire fino a quando non sarà possibile tornare alla normalità. Stiamo perciò preparando altre serate online per tornare ad incontrarci con una cadenza settimanale e per mantenere la tradizione delle nostre conviviali del mercoledì. L'attività del nostro club continua anche con service non solo dedicati all'emergenza, grazie all'impegno di tutto il consiglio direttivo e di molti soci che si sono resi disponibili con grande altruismo. Desidero inoltre sottolineare la generosità che molti di voi hanno dimostrato per la raccolta fondi organizzati per questa emergenza, che ha permesso di realizzare importanti donazioni. Detto ciò, sarà una Pasqua molto particolare che ricorderemo per molto tempo. Mai come oggi comprendiamo il significato letterale di passione che i cristiani hanno legato al concetto di rinascita spirituale. Cari amiche e cari amici, sono qua con Barbara per rivolgere a tutti voi e ai vostri cari i più affettuosi auguri pasquali. Sono tempi bui, tempestosi per le nostre famiglie, la società, il nostro amato paese, il mondo intero, ma dobbiamo essere forti, fiduciosi e ottimisti. Facciamo come ci ha insegnato il Rotary, rimaniamo connessi, stringiamoci virtualmente forte e così facendo, ne siamo certi, usciremo a rivedere le stelle. Nel frattempo, con un po' di dolcezza, che non guasta mai, auguriamo a tutti voi di cuore buona Pasqua. A presto. A prestissimo. Cari soci, volevo esprimervi i miei più sentiti e brillanti auguri di una serena Pasqua di resurrezione. È un momento difficile, ma passerà, speriamo presto. E tutti insieme continueremo a superare gli ostacoli e a mantenere alti i valori del nostro Rotary. È un po' come scalare una montagna impegnativa, ma con tenacia, pazienza e un po' di fortuna, alla fine si vedrà la cima in tutta la sua bellezza. Ci vediamo presto. Cari amici, la storia ci insegna che ogni cosa terrena, bella o brutta che sia, ha una fine. Anche questa esperienza, dunque, avrà un termine, come tutte le altre. Insieme al dolore per chi abbiamo perduto e alla preoccupazione per il futuro, l'epoca del coronavirus ci lascerà molte speranze e una maggiore consapevolezza. Consapevolezza dei nostri limiti, dei nostri errori, dell'importanza della ricerca scientifica e della disciplina, dei valori della solidarietà e della responsabilità. Ma soprattutto questa esperienza ci ricorderà il gusto di stare insieme, il piacere di condividere con gli altri le nostre emozioni, la gioia di fare del bene. Mai come in questo frangente di forzato isolamento, abbiamo infatti sperimentato l'importanza per il nostro spirito di questi valori, che sono la ragione stessa del Rotary. Da oggi essi non saranno più dei valori solo annunciati, ma saranno certamente i nostri primi obiettivi. È tempo di Pasqua, la festa in cui tutti i cristiani celebrano la vittoria della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, della salvezza sul peccato. Vorrei che fosse per tutti, anche per chi non crede, l'inizio di un percorso di speranza. Con questo auspicio formulo a voi, alle vostre famiglie, gli auguri più cari affinché possiate non sentirvi soli e abbandonati in questo giorno di festa,
ma vivere la solennità della Pasqua come un'occasione di rinascita, da trascorrere in comunione con i vostri cari, prima di poterlo fare di nuovo, speriamo presto, con gli amici e con tutti gli altri. Vi saluto con sincero affetto. Cari amici, è passato ormai tanto tempo in cui siamo confinati a casa e dobbiamo dire che abbiamo riscoperto il piacere anche delle piccole cose ed un ritmo necessariamente meno convulso e più umano. Siamo fortunati rispetto ad altri perché abbiamo vissuto felicemente in armonia, in famiglia ed abbiamo sempre lavorato da casa, anche se sul futuro dello smart working abbiamo opinioni differenti. Io ci credo poco. Non vediamo però l'ora di riprendere la vita di prima e di potervi frequentare di nuovo. Ci mancate molto perché ci manca l'appuntamento periodico nel quale trascorrere qualche ora con amici che abbiamo avuto modo di conoscere e stimare per le loro qualità umane e professionali. Ogni serata era ed è un arricchimento, per cui ora ci sentiamo un po' più poveri dentro. La prima conviviale online ci ha tirato su di morale e speriamo, se il blocco dovesse persistere, ce ne possano essere altre. Almeno ci ha dato modo di vedervi vivi e vegeti in quell'occasione, anche se in un piccolo riquadro del monitor è stata per noi una vera gioia. Vogliamo e speriamo davvero che un domani tutto torni come prima, almeno nei rapporti fra persone, perché almeno nel nostro club non sarebbe bello che le distanze crescessero rispetto a prima. Sarebbe davvero un peccato ed una disgrazia da scongiurare. La vita è una sola e vogliamo viverla come prima. Cogliamo alla fine l'occasione per farvi gli auguri di questa Pasqua così particolare ed un arrivederci a presto per potervi stringere le mani dal vero. Buona Pasqua ancora. Tanti auguri a tutti. Cari soci, sono particolarmente felice di cogliere questa opportunità per inviarvi i miei più cari auguri per questa Pasqua così speciale al tempo del coronavirus, il tempo del non abbracciarsi e del rio resto a casa. E come nelle migliori tradizioni, non volevo però farvi mancare una poesia. Vi dedico la poesia dal titolo La Pasqua al tempo del coronavirus, che la maestra Alessia Andreoni ha scritto per i suoi alunni delle elementari. Questa è una Pasqua davvero speciale. Si aggira un virus che può far male. Siamo tutti in quarantena, ma non dobbiamo essere in pena. Passerà questa emergenza, dobbiamo solo aver pazienza. C'è la scienza che ci aiuta, abilmente sostenuta da dottori diligenti e di infermieri sempre attenti. Una Pasqua che rimarrà nei ricordi di questi tempi un po' balordi. Ci auguriamo che dentro l'uovo, come sorpresa, ci sia un rinnovo, un modo di pensare un po' diverso che dilaghi in tutto l'universo. E ancora tantissimi auguri di buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. In questo momento di corse entro i 200 metri da casa. Smart working. Conviviali online. Tanti saluti sono cambiati. Cari auguri di buona Pasqua a tutti voi. Care socie e cari soci rotariani, anch'io, come penso la maggior parte di voi, sono forzatamente chiuso a casa. Pertanto, con questo video volevo mandarvi il mio augurio di Pasqua. Lo faccio con alle spalle un quadro che rappresenta Riviera Paleocopa e il suo monumento più significativo, uno dei più belli di Padova, ovvero sia la Specola. Ebbene, come in passato da questo osservatorio si cercavano e studiavano stelle e pianeti, ebbene, auguro a tutti voi che una luce di speranza, di cultura, di amore possa illuminare voi e le vostre famiglie in questi momenti pasquali.
Per cui un carissimo arrivederci e a presto, spero, il vostro prefetto Romano Refo. Ciao ciao! Eccoci care amiche e cari amici rotariani per darci un saluto che può essere solo virtuale. Siamo distanti tra noi, è vero, ma vogliamo sentirci ed essere vicini nel pensiero e nel sentimento di amicizia rotariana che ci lega. Io, che ho sempre amato le storie di fantascienza, non avrei mai creduto di ritrovarmi a vivere in questo tragico scenario che va oltre la mia immaginazione. Tutti noi abbiamo visto la vita cambiare da un giorno all'altro e forse mai come oggi dipendiamo tutti da un comportamento disciplinato, collettivo. La Pasqua ci ha sempre proposto un messaggio di rinascita. Penso che quest'anno dobbiamo e vogliamo affrontare questo evento epocale con un forte sentimento di ripresa ed è con questo spirito che vi auguro una serena Pasqua anche da parte di tutta la mia famiglia. Tanti, tanti cari auguri. Salve a tutti. In questi momenti in cui siamo costretti a rimanere fra le mura domestiche per limitare il nostro e l'altrui contagio di quella che si sta rivelando come una pandemia tra le più gravi degli ultimi 100 anni, sentiamo una grandissima voglia di festeggiare la Santa Pasqua con i nostri cari. Purtroppo non sarà così. A causa del coronavirus le nostre costrizioni saranno sicuramente prolungate, ben oltre queste festività. Sono qui pertanto a rivolgere subito un pensiero alla moltitudine di persone che con meno fortuna di noi hanno contratto il virus e soprattutto a quelli che lo hanno contratto nell'adempimento del loro lavoro. E proprio a questi diciamo un enorme grazie. Colgo quindi l'occasione con Loretta di augurare a tutti una felice Pasqua con l'augurio che presto potremmo tornare ad una vita che sarà necessariamente cambiata, ma nella quale dovremo ricordare il nostro passato senza nostalgia. Buona Pasqua a tutti! Un saluto agli amici del Rotary. Si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, ecco quest'anno Pasqua tra di noi. Tra di noi. Ciao, buona Pasqua. Buona Pasqua! Tanti cari auguri, quindi, a voi e alle vostre famiglie per una serena Pasqua. Carissimi auguri anche da parte mia. Un abbraccio particolare alle signore e buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua!